Volley e salute oggi all'Aquila per un'iniziativa organizzata alla Villa Comunale dal Comitato FIPAB Abruzzo, il coordinamento di educazione fisica con l'ufficio scolastico e le società aquilane, con scuole provenienti da tutto il territorio regionale, con la collaborazione di Coldiretti, a testimonianza dell'attenzione agli stili di vita corretti. Coldiretti e Campagna Amica infatti sono stati protagonisti di una merenda speciale a chilometro zero per i piccoli sportivi con aziende locali. Sport e corretta alimentazione è il binomio che Coldiretti Abruzzo e Campagna Amica hanno proposto in qualità di partner dell'evento di Volley S3. È l'occasione per confermare quelle che sono le nostre azioni di cultura del cibo. Noi siamo reduci dall'esperienza di Milano di 3 giorni fa, di 2 giorni fa, dove è stato ribadito l'importanza di avere un cibo sostenibile, nel senso anche che deve essere di aiuto alla cultura del cibo e alla buona salute. E questa era un'occasione per riproporre questa esperienza anche qui all'Aquila. La manifestazione, nell'ambito di un progetto sportivo educativo promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo, rivolto ai piccoli che si avvicinano al volley, è la quinta ed ultima tappa delle 5 in programma nel 2022. Testimonial del progetto, il campione del mondo Andrea Lucchetta. Di scoprire la gioia del divertimento nella condivisione di una piazza storica, un posto dove ritrovare la parola gioco e divertimento, il sorriso attraverso lo spike ball e il gioco della schiacciata che Lucky, nel cartone animato che va in onda su Rai Yo-Yo e Rai Play, replica dal vivo facendo divertire i bimbi partendo proprio dal gioco della schiacciata. Il Volley S3 è inclusivo, include il divertimento ma soprattutto la voglia di questi ragazzi di riscoprire il modo per giocare e divertirsi attraverso non uno sport ma un gioco. Beh, dopo 2 anni direi l'obiettivo è tornare a giocare, a socializzare. Oggi abbiamo fatto con questa attività dell'S3, che è un gioco, non è uno sport di avviamento alla pallavolo, che ha degli aspetti pedagogici molto importanti ed è quello che con noi come mondo scuola ci siamo prefissati. È una giornata stupenda, i bambini sono felici e quindi anche noi saremo felici. Come dico sempre, per me scuola e sport sono amici di banco. Questo è il nostro obiettivo e speriamo di poterlo portare a termine. Sono molto contento perché con questa festa del Volley S3 chiudiamo un'annata agonistica in Abruzzo veramente straordinaria. Domenica scorsa facevamo a Pescara le finali, a Montesilvano le finali Under 20 e i campionati europei e oggi facciamo questa festa nazionale che chiude anche qui un percorso di 5 tappe in tutta Italia. Finalmente siamo riusciti a farla anche all'Aquila, che era un mio preciso obiettivo su cui stavo lavorando da parecchio tempo.